Radio Radicale, siamo con l'onorevole Alessandro Di Battista del Movimento deputato Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle per parlare del provvedimento sull'indennità dei parlamentari che arriva oggi a Montecitorio. Mi sembra che Renzi in qualche modo abbia voluto giocare d'anticipo su questa cosa delle presenze dei parlamentari. Volevo sapere che tipo di valutazioni può fare su quello che ha detto il capo del... Non lo commento, insomma, qua le chiacchiere stanno a zero. Oggi arriva una legge che consente, se dovessero passare i sì a questa legge, appunto gli stipendi, l'indennità dei deputati verrebbe dimezzata e poi ci sarebbe l'obbligo per tutti i parlamentari di rendicontare le spese, cioè hanno a disposizione tutto quel che devono spendere per il loro lavoro senza alcun problema, tutti i rimborsi, soltanto li devono rendicontare, tutto quello che non spendono restituiscono. Mi sembra qualcosa di normale, noi già lo facciamo, le diranno di ogni, cioè Renzi proverà a buttare la palla, come si dice, buttarla in caciara, diranno adesso mettono le presenze, insomma mischiano le carte, vediamo, ma oggi arriva una legge, quindi semplicemente bisognerà votarla. Diranno che non è vero, che noi restituiamo tutti i soldi, insomma le sentiremo di ogni, ma qua le chiacchiere stanno a zero. Arriva una legge per cui se si dovesse votare sì, se questa legge dovesse passare, gli stipendi parlamentari sarebbero dimezzati e i parlamentari sarebbero obbligati a rendicontare le loro spese, pur potendo spendere tutto quel che necessitano per il loro lavoro, però rendicontare. Oggi che cosa resta fuori dal rendiconto dei parlamentari che non è chiaro? Per esempio, tu non devi, cioè, faccio il mio esempio, io sono un parlamentare di Roma, sono in affitto a Roma, e mi dà la Camera 3.600 euro al mese per vivere a Roma, io poi ho deciso di pagarmi l'affitto con il mio stipendio che già ho dimezzato, perché essendo di Roma mi sentirei non a mio agio con le mie coscienze. Ma la Camera ti mette a disposizione tutti questi soldi e non ti chiede di rendicontare, per cui se tu ti prendi un appartamento in affitto da 1.400 euro, la Camera te ne dà 3.600, quindi la restante parte te la puoi tenere, ma per quale motivo? Oppure i collaboratori, le spese di esercizio del mandato, tu sei obbligato a rendicontare solo il 50%, il resto te lo puoi tenere, ma non è giusto. Il telefono, sono mi pare 700 euro ogni 3 mesi, ma con un semplice contratto, anche il più lussuoso del mondo, tu spendi molto di meno al mese, puoi arrivare a spendere 100 euro al mese, per cui 1.200 euro all'anno di telefono, ma per chiamare tutto il mondo, per quale motivo te ne devono dare più del doppio? Per cui a disposizione, non abbiamo a disposizione tutto per fare un ottimo lavoro, e con il dimezzamento degli stipendi un parlamentare verrebbe pagato 3.150 euro netti al mese, non lordi. Penso che con 3.150 euro netti, più la casa pagata, più tutto pagato, tu possa vivere più che decorosamente. Soltanto l'altra parte dello stipendio, l'altra metà la restituisci, appunto rendiconti le spese. Abbiamo calcolato che se passasse questa legge ci sarebbero all'anno 61 milioni di euro di risparmio, che sono decisamente di più di quelli, diciamo, che secondo la ragioneria dello Stato ci sarebbero qualora dovessero passare sì al referendum, con però dall'altra parte una perdita di spazio democratico. Allora, se vogliono ridurre i costi della politica, piuttosto che cambiare quasi 50 articoli della Costituzione, si votassero la nostra legge di oggi. L'ultima valutazione che riguarda le presenze, la classifica delle presenze che abbiamo visto oggi su alcuni giornali, e poi su quello che dicono, diciamo, i detrattori di questa legge, che sostengono che se lo stipendio dei parlamentari dovesse abbassarsi troppo, i parlamentari in qualche modo potrebbero diventare oggetto di preda delle lobby. Ma mi pare che già siano, soprattutto i volontari del PD, oggetto di preda delle lobby, e molti si siano purtroppo lasciati andare a episodi di corruzione, e questa è una stupidaggine, dato che appunto non vogliono rinunciare. Tirano queste argomentazioni. La classifica? Ma io non l'ho letta, perché purtroppo, anzi o per fortuna, leggo poco i giornali. Per esempio, rispetto ai conti del Movimento 5 Stelle, bisogna ricordare le nostre espulsioni. Io per esempio sono, lo dico anche con un certo orgoglio, il parlamentare più sanzionato nella storia della Repubblica Italiana, con 63 giorni di espulsione, e questo rientra nel conteggio, così come tante altre attività. Io per esempio a novembre starò in giro per l'Italia a spiegare le ragioni del no, e non mi fermerò mai, ma ricordiamoci sempre che questa è una Camera dove c'è una maggioranza abusiva e incostituzionale. Noi facciamo tante attività anche fuori, per cui forse può dipendere da questo alcune presenze, però non l'ho letto i giornali sulle presenze. Ringrazio l'onorevole Alessandro Di Battista del Movimento. Buona giornata e buon lavoro, e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale.